La Movida è un problema per alcuni sindaci tra ordinanze, divieti e malumori dei titolari di locali oppure di semplici gestori di distributori di bevande. In provincia di Brindisi, in prefettura, si è tenuto un vertice ristretto con 5 sindaci, ma alla fine ognuno ha agito secondo la propria visione, tenuto conto della sua realtà territoriale. All'ex sindaco Maurizio Bruno, e parliamo di Francavilla Fontana, non piace il clima di criminalizzazione verso i giovani che serpeggia in città. Chi governa, dice Bruno, ha il compito di garantire sicurezza e decoro urbano, mentre qui a Francavilla stiamo assistendo ad una sequela di accuse generalizzate verso un'intera generazione, che merita molto più rispetto e credo anche risposte diverse dalla politica. Se non ci sono spazi di socializzazione diversi dalla piazza, se le opportunità sono limitatissime, precisa Bruno, tocca a noi cercare di capire, di ascoltare e di provare a dare delle risposte. Basta, dice Bruno, a stare a fare i guardiani della Movida. A Bruno, consigliere comunale del PD che ricorda la Movida degli anni 80 e 90, Viale Lilla e la piazza della stazione, risponde il presidente del Consiglio Domenico Attanasi. Per alcuni avere a cuore i giovani, spiega Attanasi, significa assecondare senza freni inibitori i loro comprensibili desideri di libertà, socialità e divertimento, anche in tempo di pandemia. Per noi significa lavorare per rendere le loro scuole più efficienti e più sicure. Siamo diversi. Quanto all'ordinanza con la quale il sindaco Antonello De Nuzzo ha imposto limitazioni alla vendita di bevande da sport nel weekend, per Attanasi rappresenta il compromesso minimo tra due contrapposte esigenze. Da una parte quella di non penalizzare oltre misure i locali della cosiddetta Movida attraverso la previsione di un orario di chiusura come accaduto altrove. Dall'altra quella di non assistere nuovamente alle scene inquietanti di sabato scorso. Perlomeno fino a quando, si spera a breve, non avremo la certezza che il virus sia stato definitivamente debellato. Per Attanasi ingenerose sono le critiche di alcuni esercenti commerciali, dimentichi della circostanza che l'amministrazione comunale ha appena destinato al sostegno delle imprese locali una parte rilevantissima del proprio avanzo di bilancio, alleggerendole moltissimo, se non del tutto, del peso della tassazione locale fino alla fine dell'anno in corso. Gravemente responsabili poi le prese posizioni, sempre secondo Attanasi, di alcune forze politiche che speculano gettando benzina sul fuoco di questa incomprensibile protesta. C'è chi chiede un nuovo incontro sulle regole di asporto, ma a Palazzo Imperiali la campagna di ascolto pare finita.